Ehi, ben ritrovati l'Andronicromatore in questo nuovo episodio di Captain Tsubasa Rise of New Champions. E ho fatto un po' di allenamento per capire dove sbagliavo con i passaggi, con i contrasti. E a quanto pare sbagliavo i contrasti perché non tenevo premuto abbastanza a lungo R. Non è un tocco, è tenere premuto fino a che non superi l'avversario. Ci sta. A questo punto direi di continuare l'avventura di Tsubasa e mi ero fermato dopo aver vinto purtroppo la partita ai rigori, e dico purtroppo perché ai rigori, due volte di fila, non va bene. La prossima partita dovrebbe essere contro la squadra dei gemelli Tachibana, ma non ne sono sicuro. La Hanawa. Ah, c'era anche scritto. Abbiamo vinto questa partita. Perfetto. Beh, sì. Un po' così, ma in effetti io non ve l'ho fatto vedere in video, ma ho fatto anche il tiro guidato. Quella partita l'ho dovuta rifare. Non chiedetemi perché. L'ho rifatta e ho fatto anche il tiro guidato, che praticamente era una scena che si attivava se avevi la zona V attiva in campo e provavi a fare il tiro speciale di Tsubasa. Veniva fuori un tiro guidato, ma non facevi gol. La palla andava sopra la porta. È un tiro molto difficile, anche io ci ho provato, ma per me è impossibile. Sì, Soda, per te è impossibile, perché tu hai il tiro tagliente. Se qualcuno può perfezionare il tiro guidato, quello sei tu. In teoria Roberto ha provato a insegnarglielo, ma Tsubasa, con quell'infortunio, non è proprio ancora in grado. Se non si fosse infortunato, sarebbe riuscito a effettuarlo al primo tentativo. O meglio, nella partita, il primo tentativo in partita, diciamo. Più o meno. È contento di aver perso. Però esce da campione. Rispetto. Per questo gli do un po' di rispetto, dai. Mission passed. Dopotutto, non mi sembra così cattivo. No, solo un pelino, dai. L'incontro sta per iniziare, riscaldatevi bene. Ah, Accademia Tohoku. Che bello, l'Accademia Tohoku. Oh, c'è Hyuga. Ma è tornato. Captain. Scusi, mister. Sono appena tornato da Okinawa. Tu sei il capitano. Come ti salta in mente di sparire in un momento del genere? Mi dispiace, ma stavolta non ci sono scuse. Nani? Beh, te ne vai. Non dici niente a nessuno. Potevi dire: oh, guarda, vado un attimo dal mio vecchio allenatore che mi dà una bella strigliata e poi torno più forte di prima. E invece no. Starai in panchina per il resto del torneo. Si è allenato inutilmente. Un'ultima partita e per oggi siamo a posto, eh? D'ora in poi le sfide saranno ancora più dure. Dobbiamo essere sempre al massimo della forma. Nankatsu. Però c'era un messaggio in realtà. Che dice quel messaggio? Non lo so, non ce lo fanno sapere. Ah, che carini gli alberi PNG. Come va, Tsubasa? Io mi sto impegnando. Ah, ma è Genzo, pensavo che. Mi sembrava di fare una voce un pochino più alta, invece no, è Genzo. Come va, Tsubasa? Io mi sto impegnando al massimo per diventare un professionista. Le nazionali giapponesi saranno iniziate. Ormai, scommetto che stai vincendo. Come sempre. Non mi serve sapere altro. Mandami un messaggio se dovessi perdere, ok? Sono curioso di sapere chi può batterti. Posso capire una cosa del genere negli anni 80, ma siamo nel 2020, 2019, 18, quando è ricominciato l'anime. Quindi, dato che qui il calcio, anche giovanile, ha una risonanza più grande, visto che ci sono gli spalti pieni, le telecamere e tutto il resto, beh, forse su internet escono anche notizie. O al limite tu sei giapponese, ti connetti, saprai, conoscerai un sito giapponese dove ci sono i risultati delle scuole. Eh? Hai incontrato una vecchia conoscenza, indovina chi è? Il figlio del. Eccolo va. Taro Misaki. Ora vive a Parigi per via del lavoro di suo padre ed è venuto a trovarmi in Germania. È proprio lì vicino, gemellate. Abbiamo giocato un po' come ai vecchi tempi, il suo controllo di palla è sempre eccellente. Tsubasa, spero che presto potremo giocare di nuovo insieme, ma nel frattempo. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Non so leggere il tedesco. Ci sentiamo. Genzo Wakabayashi. Quindi
Quindi quella W che aveva sul cappello significava Wakabayashi e non era una marca. Oh, riunione tattica, cosa serve? Vediamo, non l'ho mai vista perché due partite ho fatto. Niente, mi dice solo delle cose su come bloccarli, ma non è che siano proprio tanto efficaci se tu non mi puoi permettere di spostare i giocatori in certe posizioni, quindi lascia un po' il tempo che trova la riunione tattica. Dopo aver vinto il primo incontro, la Nankatsu affronta i rappresentanti della Kanagawa, la scuola media Nishikigaoka. Ma che nome? Nishikigaoka. Per far riprendere Tsubasa dall'infortunio alla gamba, il resto della squadra diede il massimo in campo. Il risultato fu una notevole vittoria per 6-0, ma li hanno asfaltati. Neanche Bayern contro... Vabbè. Gli assi della squadra sono i gemelli Masao e Kazuo. Battuti da Tsubasa in passato, ora hanno un piano segreto contro la Nankatsu. La catapulta? Che poi non è la catapulta, è lo Skylab, se non sbaglio, in giapponese. Che poi vabbè, inglese. I gemelli Tachibana sono specializzati nel gioco acrobatico. Non fatevi incantare dalle loro tecniche appariscenti. Stabilite voi il ritmo della partita e sfruttate la spinta dell'incontro di ieri con la Nishigaoka. La Nishigaoka. Ci riuscirò a leggerlo. Un'altra delle cose che ho visto è che posso cambiare la modalità di gioco mentre sono in partita con i tasti direzionali e posso scegliere se essere in attacco, in difesa o tutte e due più o meno. Ne è passato di tempo, Tsubasa. Già, dagli elementari. Mettetecela tutta, ragazzi. La serie di vittorie della Nankatsu termina qui. Le vostre acrobazie aeree non ci coglieranno più di sorpresa. Ma che gentile. Cerca di segnare un altro gol nella tua porta. Che papera. No, le tecniche di passaggio lungo le ho imparate anche, quindi non mi serve tutorial. Basta tenere premuto più a lungo A. Per davvero. Lo so. È un gioco che ha alcuni tratti molto tecnici. Richiede combinazione di tasti veloci, anche a volte. È bello. Non è ai livelli di Dragon Ball FighterZ, dove lì davvero le combinazioni sono tutto, ma ci sta. Se fate una cosa del genere in una partita di calcio vera, espulsi! Sfruttano il palo per darsi una spinta incredibile verso l'alto. Anche perché tu in questo modo stai passando la palla al tuo compagno, visto che in difesa non c'è nessuno. Triangle shoot da! Non contateci! Vai! Sì, bello, sì! Cosa? In effetti sì, cosa? Ah! Ha fatto tremare la porta in modo che lui casca... Sì, però non è che lui rimane appeso lì come un ragno che aspetta che fratello tira. Cioè, lui sta lì, si deve dare la spinta, può stare mezzo secondo, può stare appiccicato. Cioè, sul serio? Ishizaki dimostra tutta la sua prontezza e fa tremare il palo. In questo modo Kazuo non può usarlo come appoggio. E Morisaki blocca facilmente la palla. Le vostre acrobazie sono solo trucchetti da circo? Grande Ishizaki, chi l'avrebbe mai detto? La scimmietta sa anche giocare a calcio. Guardate che una volta ho persino segnato. Un autogol.
Però è un gol. Dai ragazzi, su. Smontiamoli. Smontiamoli. No, no, non li smontiamo. Va bene. Uragano Skylab, sì. Non so perché Skylab. Posso immaginare, ma perché lab, in effetti laboratory oppure laboratorio del cielo, ma non rende. Fantastico, questo è il vero spirito del calcio. Non sono contento, non ce la faccio da doppiare poi leggere. Che ne dite? Questo era il nostro Uragano Skylab. Ma Catapulta Infernale era più bello. E ci stiamo solo riscaldando. Poi catapulta. Non proprio. Ah sì, vi supero tutti. Ehi, sì. Ehi, ehi. Ho detto che li superavo, non puoi farmi questo. Ah. No, dai. Vabbè. Ma c'era questo lì vicino. Mannaggia, oh. C'era quello lì vicino. Oh, io rompo la gamba e rompo, porca miseria. Non c'è nessuno lì, ma passa da dietro come prima, no? Mannaggia. Vabbè, intanto proviamo a tirare, no? Bene, bene, bene. No, ma perché? Ma perché l'ho fatto? Mi ero girato. Ma mi prendi per il... Questo prende per il culo, ragazzi, eh. Ma proprio tanto, eh. Ragazzi, questo prende per il culo sto gioco, eh. Mannaggia. No, facciamo così. Ehi. Va bene, va bene. No, no, non va bene, non va bene, non va bene, ragazzi, non va bene. Ah, mamma mia. Arca miseria. Vabbè, non è sempre facile resistere ai contrasti. Sì, ma quello... Come ha fatto a superarmi quello che... Che ero un muro davanti a lui? Vai Tsubasa, vai. Ma dai. Ah, perché ok, ho capito perché. Ma no, si era fermato, no? Tanto che ci stai. Ti aspettavi che segnassi, piccoletto? Sì, vabbè, come al solito non c'è nessuno. Bella! Ah, non era carico abbastanza il tiro. Non, cioè, non avevo troppa... Troppa, come si chiama... vabbè, sì, non potevo fare il tiro speciale comunque. Che miseria. Nah. Stavo cercando di caricare, ma se caricavo il tiro mi si levava. Cioè, se dribblavo mi si levava il tiro. Eccolo. Ah. Ma sì, vabbè, due. Qua, qua, qua. Uno da... Qui sta... Ma ci sta quello lì, porca miseria. Prendimi quello, no? Vabbè, dai. Vediamo un po' se riusciamo a segnare. Ma perché? Ah, sta cercando il fratello, certo. Vabbè, sì. Niente, sto scarico. Se questi fanno un altro gol, tu sta a vedere. Sì.
Mannaggia, raga. Sì, vabbè, come? Da dove è arrivata la palla? Si è fermata a metà. Non è neanche arrivata in porta quella palla. Non c'è neanche arrivata in porta quella palla. Vabbè, se tirano so come fare. Ok, non serve. Io ho seri dubbi su alcune cose di questo gioco. Ho seri dubbi. Non riportano alcune cose. Non riportano. Non riportano. Ma perché cambia così all'improvviso? Che cosa succede? Non lo so. Ma questa non è proprio la cosa peggiore, perché appunto c'era anche di peggio, tipo gli faccio il passaggio e la palla non è che va sui piedi di un giocatore, va da tutt'altra parte. È a gol. No, ma per fortuna ha parato. Forse aveva ancora un po' di spirito. Ma ha un pelo proprio, perché oramai è finito. Sì, ma li prendete palla per favore? Dice, sai, non premi i tasti. No, li premo. Proprio di cuore. Beh, insomma, voglio dire, da dietro è un po' più difficile. Bene. Sì, vabbè. A saperlo però che non mi facevano il contrasto prima, io avrei anche evitato, no? Qualcuno? È finita la partita. Bene, riprendo dalla fine del primo tempo, sto 1-0 per me. Insomma, alla fine ho rivisto un attimino i tutorial perché non riuscivo proprio a capire dove che sbagliassi. E vabbè, secondo tempo è stato buggatissimo. Lasciamo perdere. Spero non accada più e che stiano lavorando ad una patch. Però il secondo tempo proprio no, non era giocabile. Quindi ricominciamo dalla fine del primo tempo e continuiamo da qui. L'arbitro fischia alla fine del primo tempo. Nonostante le spettacolari azioni dei gemelli Tachibana, la Nankatsu mantiene il controllo della partita. Beh sì, è anche giusto così. L'uragano Skylab è davvero spaventoso. Però un trucchetto del genere deve mettere a dura prova le loro gambe. Non potranno ripeterlo all'infinito. Sì, è vero, scommetto che hai ragione. Comunque sia, anche se loro continueranno con le loro giocate, noi risponderemo con le nostre. Non fatevi incantare da loro. Bene, abbiamo un secondo tempo da vincere. In realtà l'uragano Skylab non l'hanno fatto perché non gli ho dato tempo di attaccare. Quindi non ho idea di cosa abbiano paura. Kazuo, le tue gambe stanno bene? Sì, tutto a posto. Meglio così. Dobbiamo stare attenti, quel tiro è molto faticoso da eseguire. Poi in realtà lo fanno 10.000 volte. Sì, va usato solo in occasioni particolari. Possiamo farlo solo un paio di volte. Però possiamo reggere altri 30 minuti, vero Masao? Puoi scommetterci. L'uragano Skylab ci è costato sangue, sudore e lacrime. E ora ci farà vincere l'incontro. Speriamo di no. Dai Maru, lo faremo non appena inizia il secondo tempo, chiaro? Contiamo su di te. Chiarissimo. Ma quanto minimalista quel personaggio. Due occhietti, due palline.
Tiri 20. Sì, in effetti ho tirato un bel po' di volte in porta e per fortuna ho fatto stancare il portiere. E insomma, alla grande. Pronti? Eccolo qua. Sì, ora attivo subito l'uragano Skylab. Non pensavi che ti rubassi palla. Ho detto, mannaggia voi, ho detto e ripeto, ecco, per fortuna, vedi, no? Ci capiscono ogni tanto. Ah, 1-2 uscito malissimo. Mamma mia. Perfetto. Vabbè. No, ho fatto apposta, l'ho fatto. Ho fatto apposta. No, come? Proprio mi stava attaccato lì al peletto, eh. Ok, grande, grande, grande. Va bene, tiriamo. Si stanca proprio di un pizzichino il portiere, però serve. Serve a farlo stancare, anche se di poco. No, non ho. No, proprio. No, qui non ho reagito per niente. Qui davvero è stata colpa mia proprio al 100%. Ok. Passaggio filtrante. Aiuto! High speed shot! Difesa questa. Questa è la difesa particolare. Sovrapposizione. Andiamo in sovrapposizione che almeno possiamo. No, diciamo attacco aggressivo, dai. Perfetto. Tsubasa purtroppo il fatto che sta in difesa, in centrocampo voglio dire, non mi piace per niente. Perché è un attaccante Tsubasa, dai, voglio dire. Ancora un high speed shoot. Via. Che stancherà un pochino il portiere. Però stancano anche il giocatore fare quei tiri potenti. Consuma un bel po' di barra dello spirito. Spirito. Colpo proiettile, vai! Ah, non ho reagito in fretta. A parte che non ci arrivavo. Ok. Vai. No, perché Taki ha cambiato? Ok. Ora. No. Crossata malissimo. Ah. Eccolo. No. No. Questa sì, perché presagio era. Non era proprio il tiro. Era solo presagio. Non ci siamo ancora. Stavolta pensavo di avercela fatta. Invece no, Tsubasa, niente. Va bene. Però era gol, se entrava quello era gol. Vabbè. Oh, attenzione. Ah, ok. Ci sta. Ah già. Perfetto, vai. Devo fare R2 lì, non semplicemente R. Oh, bravi. Bravissimi. Ma non abbastanza. Ah. Non l'ho proprio visto quello. No, avevo già passato, ma dai! Ma sei maledetto? No, volevo passare a fare il tiro. Il passaggio. Volevo fare un passaggio particolare, ma non ce l'ho fatta a caricarlo. Ok, perfetto. Ora! Gol! No, ha parata come? Vai. Ah, perché ha finito lo spirito. Ok.
Ah, non ha funzionato, Conan. Wow. Wow. Accidenti a voi. Ah. Ai, 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 ai. Ah, ragazzi, però certo che mi stanno a contrastare di prepotenza proprio, eh. Vai così, 2-0. Se dico che vincerò, vincerò. Bene. Grande. Bellissimo. Tiro normale, non pensavo entrasse, ma ce l'ho fatta. Tsubasa, macchina da guerra. Ehi, preso in tempo. Perché mi devi rovinare così? Mi odi tanto, mi odi? Sì, vabbè. Non ci speravo minimamente. Ah, sì, però se io lascio il pulsante per il tiro. Passaggio sì, quello particolare. Io dico, se lascio il pulsante del tiro, vuol dire che forse volevo tirare. Ancora, e due. E due. Mamma mia, quanto mi fa arrabbiare queste cose. Questa è proprio una cosa programmata male. Proprio, ma in tutte le versioni del gioco, non solo Switch. Comunque sia, il post di ieri l'avete visto, ero proprio al limite, ero arrivato in quella partita. Un secondo tempo impossibile. Va bene, ci sta. Il gol è normale, eh. Ma sto in formazione difensiva. Dov'è la difesa? Ok. No. Come? Ma sei para... sei para... Non serviva lì, eh. Però è finita, 2-1 per me. Non serviva lì quel contrasto assurdo. Ed ecco il fischio finale! La Nankatsu è la prima squadra ad accedere ai quarti di finale! Nonostante le loro prodezze aeree, i gemelli Tachibana non sono riusciti a volare in alto quanto Tsubasa. In realtà, ci sarebbe una scena in cui Tsubasa cerca di fermare il colpo, lo Skylab, e penso che la metterò qui ora, così. Era giusto tanto per farvela vedere, perché almeno è una scena in più comunque. Ah, mi sa che la prossima è contro la Irado? Può essere? E questo non è facile passarlo. Come sta, dottore? Per ora una fasciatura alla spalla basterà, però c'è il rischio che un altro colpo possa provocare un'altra lussazione. Comunque, finché evita i contatti troppo duri, potrà continuare a giocare. Cioè, ragazzi, a 14 anni già è rotto, una gamba e una spalla. Grazie infinite, dottore. Normale amministrazione. Nel calcio gli infortuni sono molto frequenti. Inoltre, sarebbe un peccato se la Nankatsu dovesse rinunciare alla sua storica terza vittoria solo perché il suo giocatore di punta si è fatto male. Vero. Quindi tutto a posto allora, si è curato e via così. Come va la tua spalla, Tsubasa? Tachibana? Non so che dire. È stata tutta colpa mia, mi dispiace.
Non è colpa tua, fa parte del gioco. Però apprezzo la tua preoccupazione. È stato un bell'incontro, scimmietta. Oh, ma che divertente. Mettetecela tutta anche per noi, ok? Vogliamo poter dire di aver perso contro i campioni. Contateci. Non vi preoccupate, noi siamo i migliori e vinceremo sicuramente. Convinto. Sì, devo vincere. Assolutamente. Beh. Ah, Yuga e Matsuyama? È vero. Yuga, perché sei rimasto in panchina nell'ultima partita? Non dirmi che ti sei fatto male. No. E allora perché? Non sono affari tuoi. E invece sì. Perché, bambini? Ti avevo promesso che te l'avrei fatta pagare sul campo. Non puoi negarmelo. Quello ormai è storia vecchia. Comunque sia, sappi che noi batteremo Tsubasa. E poi strapperò la vittoria in finale. Non so quale sia il tuo problema, ma farei meglio ad alzarti in fretta da quella panchina. Non può giocare, non può giocare. Il mister ha detto no, starai per sempre in panchina. Yuga non ha giocato neanche oggi? Magari pensi che sarà una passeggiata, ma se sottovaluti gli avversari rischi che uno di loro vi sbatta fuori dal torneo. Dovete assolutamente arrivare in finale. Non preoccuparti, sarò lì ad aspettarvi. Quindi non ti sei fatto male, Yuga? Nah. Allora ci vediamo in finale. Nankatsu contro Toho, per la terza e ultima volta, per la gloria! E tu allora? Cerca di arrivare in finale tutto intero. Non ha senso batterti se non sei al massimo della forma. Ci vediamo. Ha anche ragione. Gamba rotta, spalla lussata. Cioè, per fortuna lussazione, perché si è dislocata. Dopo lì un contrasto e si sloga un'altra volta, eh. Bisogna stare attenti. Che c'è, Takeshi? Ho appena incrociato Misugi della Musashi. Mi ha detto di darti un messaggio. Davvero? E quale sarebbe? Tu sei l'unico che può battere Tsubasa. Sono ansioso di vederti giocare in finale. Che diavolo hanno tutti quanti? Non voglio né la loro pietà né la loro preoccupazione. Yuga, aspettate e vedrete. Non resterò a prendere polvere in panchina. Vincerò questo torneo. Lo spero davvero per te, Yuga, perché sei il mio giocatore preferito. Ad ogni modo, questo video termina qui, anche perché la prossima c'è la partita contro la Hirado. Contro la montagna della Hirado. Va bene, io come sempre vi ringrazio per aver seguito anche questo episodio di Captain Tsubasa. Vi ricordo come sempre che in descrizione c'è il link per Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi. E noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye!